Ci siamo, buona giornata, on air come tutte le mattine in diretta su TRM Canale 13 ma anche su Radio Med, quindi siamo in Radio Visione, questo nuovo appuntamento e questa nuova stagione con la fascia mattutina, che poi non è un nuovo appuntamento, ormai da diversi anni vi teniamo compagnia proprio in questa parte della giornata. Con la regia oggi c'è una squadra, devo dire, tutta un restyling, insomma, altri uomini solitamente che conoscete, Danny, Luigi, insomma, sono impegnati a fare altro, e c'è in regia Marco, che saluto, solitamente lui si limita a salutare. Ciao Marco! Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo! Ecco, oggi ti vedo molto carico, sarà che sì. Prendi confidenza col mezzo e quindi diciamo ti senti più a tuo agio, quindi buon lavoro a Grazie. Te, buon lavoro a questa meravigliosa donna che ho davanti a me. Insomma, Marco, hai visto chi c'è? Ho visto. Vuoi salutarla tu? Ciao, buon lavoro anche a te. Ma presentala, scusami, se oggi domani fai il conduttore, chi c'è dietro? Ma io la non camera? Posso fare il conduttore, ti toglierei il posto, ma non chi posso. Chi c'è dietro la camera? Hai visto chi c'è? Sì, non ricordo i nomi, mi dispiace. Non ricordi i nomi? Mi dispiace. Ma come non ricordi? C'è Ino Suameli e Marta. Ma Marta è famosissima, capisci? E allora, ti chiedo scusa, Marta. Ecco, non ricordo i nomi, da anni che viene qua, insomma, non ricordo appunto che ci vuoi fare. Allora, oggi sarà una puntata molto femminile, non è... No, non c'entri niente tu, ma ci saranno tante donne. Tra poco sta arrivando la nuova Miss Città di Palermo, è stata eletta pochi giorni fa e l'avremo ospite in studio. Poi una dottoressa per parlarci oggi di una giornata molto importante per la prevenzione. Poi una cantautrice che arriverà nella parte finale, che ci presenta proprio il suo nuovo album. Vedete già i numeretti in sovraimpressione, non ho salutato ancora il buon Ino Sfameli, che sta curando come sempre la regia televisiva. E i numeri per entrare in comunicazione con noi li vedete, per qualsiasi tipo di vostra comunicazione, appunto 091 843 4324, questa è la linea diretta. Per quanto riguarda invece il numero WhatsApp, 393 914 9944. Poi avete la possibilità, lo facciamo vedere sempre, come dire, una sorta di schermata presente dietro di me, trmweb.it. adesso farei vedere un po' di siti di informazione, come dire nel nostro sito trmweb.it ritrovate tutti i servizi più importanti del telegiornale, gli approfondimenti, e quindi potete, come dire, spulciare questo sito di informazione. C'è anche quello di Radio Med, che faremo vedere, ma questa mattina i titoli dei quotidiani aprono con questa notizia che verrà ripresa già dal GR delle 8, però le testate nazionali riprendono la sentenza che è arrivata proprio nella giornata di ieri. Omicidio Loris, le lacrime di Veronica Panarello dopo la condanna a 30 anni di carcere. L'avvocato dice ricorreremo. Quindi Ragusa, Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni in reclusione per l'uccisione del figlio Loris. La sentenza è stata emessa a conclusione del processo con rito abbreviato. La procura aveva chiesto 30 anni. Non cambia, come dire, l'apertura di altri siti molto importanti. Come vedete, siamo sul sito dell'ANSA e l'ANSA titola Loris 30 anni alla madre, Veronica sono innocente. In titolo di apertura, come vedete in basso, con la notizia poi che riguarda il calcio, riguarda proprio noi a Palermo. Ieri sera abbiamo vissuto questa intensa partita anche con Alessandro e Eliana, con la partita sul 13 e tutti gli ospiti. Purtroppo è stata una serata molto amara, perché il Palermo ha perso in casa contro il Torino, pensate, 4-1. I Granata salgono al quarto posto, insomma la squadra di Mihajlovic convince e soprattutto domina anche al Renzo Barbera. Vedremo tra poco anche il sito del Palermo Calcio. Tra le notizie importanti di oggi vedete questa distesa in questo territorio purtroppo flagellato dalla guerra, siamo in Iraq, e questi sono tutti i carri armati schierati, perché proprio da ieri è cominciata l'offensiva per combattere e distruggere l'ISIS. Tutto ciò avviene a Mosul, che è una città dell'Iraq, e l'ONU teme scudi umani. Perché a quanto pare, dai dati che giungono, dentro Mosul ci sono centinaia di migliaia di civili, e l'ISIS potrebbe utilizzare proprio i civili per proteggersi dagli attacchi degli alleati, dalle truppe americane e irachene che stanno cercando di sconfiggere l'ISIS. È una strategia che è operativa adesso, così, con questa nuova missione in Iraq. Lo si sta facendo già in Siria, anche se ci sono anche lì
di polemiche nella gestione proprio di questa offensiva. Le guerre non fanno assolutamente bene, eh? Le guerre si dovrebbero evitare, l'ISIS comunque si deve sconfiggere, il problema è che ci stanno i civili in queste città come Aleppo, Mosul, che dobbiamo cercare di proteggere e tutelare. Chissà se questi attacchi porteranno, provocheranno molte vittime civili. Speriamo naturalmente di no. Per quanto riguarda la notizia appunto della Siria, Mosca 20 ottobre tregua di 8 ore per evacuare Aleppo. Come vedete la musica non cambia, cambiamo nazione, ma la situazione è sempre la stessa. Andiamo invece su Repubblica. Poi in Sicilia si parla sempre di Munnizza, cioè, quindi è sempre in primo piano, ritorna sempre, perché si parla di discariche, in questo caso non bonificate. È arrivata una stangata dell'Unione Europea, la Sicilia dovrà pagare 2,4 milioni di sanzioni. Direi che questi 2,4 milioni di sanzioni, ho paura che poi devono pagarli i siciliani. Quindi è arrivata questa condanna di Bruxelles per 11 bacini mai messi in sicurezza. Il Ministero dell'Economia chiama in causa la Regione Sicilia. Anche qui i rosa crollano con il Toro e in questo momento sono terzultimi, una serata assolutamente da dimenticare. Se andiamo sul sito della Gazzetta che apre con questa immagine di Mihajlovic, vogliamo l'Europa con Ljajic, il Toro secondo. Dopo il successo di Palermo il serbo parla chiaro, vogliamo l'Europa anche subito. Fino adesso Mihajlovic non si era sbilanciato più di tanto, perché insomma cercava di trattenere un po' quello che era il suo pensiero, magari di avere una squadra forte. Oggi, soprattutto dopo la vittoria contro il Palermo, il Torino si sbilancia un po', soprattutto le parole di Mihajlovic che dicono la squadra è forte, adesso bisogna procedere con la conquista europea. Andando sul sito del Palermo Calcio, sbagliato, ci sono varie insomma analisi. Bentivegna sospetta lesione al flessore, il gol di Chocev non basta, Palermo Torino 1-4, abbiamo capito. Poi c'è tutta la fotogallery del match che troviamo sul sito del Palermo, e c'era appunto nel cominciare questa rassegna di foto, sbagliato analizzare solo i risultati, ragazzi anche oggi hanno dato tutto. Le parole sono di De Zerbi, questo per quanto riguarda la partita di ieri. Io devo dire che, sentendo l'analisi di un po' di commentatori, De Zerbi a quanto pare ha sbagliato qualcosa. Ecco, De Zerbi è arrivato da poco, quindi non ci si può chiedere la luna, però sicuramente ieri delle responsabilità sono da imputare all'allenatore De Zerbi, che insomma ieri sera, ricordo, era la millesima partita in Serie A del Palermo. Grande festa, il Teatro Massimo illuminato di rosa, ma alla fine nemmeno il Teatro Massimo illuminato di rosa è bastato, perché il Palermo non è riuscito. Tra l'altro sul finale, non so se avete fatto caso, chi ha seguito la partita live, il Renzo Barbera più buio di mezzanotte non può fare, nel senso che improvvisamente sarà stato un problema di tensione. C'è chi dice non ha pagato la bolletta, ma non è vero che Zamparini non può pagare la bolletta. Comunque c'è stato buio parziale a Renzo Barbera, e è andata a finire così. Ritornando su TGCon 24, anche qui si ritorna all'assedio Mosul, le forze speciali statunitense sono già sul terreno, e quindi qua c'è anche la notizia di Aleppo. Mosca concede 8 ore di tregua ad Aleppo. Manovra, fonti Unione Europea perplessi sui numeri, aspettiamo i documenti. Ieri tensione, grande apprensione, e ci sono stati dei feriti, anche delle vittime, per le esplosioni avvenute in Germania in due impianti chimici. Queste due cittadine tedesche, ci sono state queste esplosioni di impianti chimici. Gli abitanti delle aree sono stati invitati a tenere le finestre chiuse e a spegnere i ventilatori, anche se la nube, poi hanno rassicurato, non era tossica. Questo è molto importante. Per quanto riguarda il calcio, c'è un giocatore che in questo momento non se la passa benissimo, lo sapete, ne abbiamo parlato anche ieri mattina un po' con Rubino, Icardi, che resta capitano ma dovrà correggere il libro, la curva frattura insanabile, insomma screzzi con la curva, insomma Icardi
sicuramente si è espresso secondo me in maniera negativa. Gli ultra poi sono stati troppo incisivi, andando pure sotto casa di Icardi, la società decide di mantenere capitano Icardi, anche se la frattura con la curva potrebbe essere insanabile. Scopriremo cosa avverrà. Argentina sotto shock, sedicenne stuprata a morte, arrestati tre uomini. Invece scontro nel PD, Orfini a Bersani, no a diktat, serve fiducia. Italicum della discordia, l'Italicum, la legge elettorale, questa, come dire, il lago della bilancia anche per il referendum che arriva. C'è la parte minoranza Dem che chiede un Italicum diverso. Invece rimborsi spese, caso Di Maio, replica, noi unici trasparenti. Questo è quello che dice uno degli esponenti di punta dei 5 Stelle. Si parla di evasione fiscale. Ieri anche Report della Gabanelli, ricordo che l'ultima stagione della Gabanelli alla conduzione di Report, parlava di questa evasione fiscale. In questo caso c'è Apple, la Procura di Milano chiede un patteggiamento e due archiviazioni. Pensate, evasione fiscale di 879 milioni, insomma, queste importanti aziende che operano in Italia e molto probabilmente per alcuni anni non hanno pagato le tasse per come si dovevano pagare. Allora, noi siamo pronti tra poco, sta raggiungendo i nostri studi questa Miss, mia cara Miss, con tanto traffico. Noi siamo pronti per vedere, come ogni giorno, anche l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Quindi scopriamo segno per segno. Quindi attenzione, cari amici che siete qua, e voi che siete a casa o in macchina e state andando al lavoro. Anzi, a proposito, noi torneremo a parlare di ZTL. Fateci sapere come sta andando. Avete fatto i pass? Si circola bene? I lavoratori, parleremo anche con dei lavoratori che si trovano in centro nelle prossime giornate, e il presidente anche di Confartigianato che ci verrà a trovare proprio in settimana. Insomma, faremo il punto della situazione. Intanto l'oroscopo del giorno e poi la Miss, mia cara Miss, tra poco. Segno per segno, l'oroscopo del giorno. Siamo al 18 di ottobre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno che cosa ci aspetta oggi. Ariete, seguite il vostro istinto, ma non rifiutate i consigli della ragione. Toro, avrete qualche incertezza nell'orientare la giornata. Gemelli, numerose occasioni per brillare in campo affettivo. E Cancro, sarete oggi molto più vivaci del solito, quindi vi divertirete molto. Leone, sappiate dosare le vostre forze all'interno della giornata. Vergine, occorrerà una grande sensibilità in campo affettivo. Bilancia, prendete un po' di tempo per decidere ciò che vi conviene. Scorpione, saprete far coincidere le vostre esigenze con quelle del partner. Sagittario, con il partner invece dovete essere chiari per un malinteso che da qualche giorno vi assilla. Capricorno, buona giornata, particolarmente favorevole al lavoro. Acquario, troverete facilmente un'intesa con colleghi e collaboratori. E poi Pesci, se saprete controllare le reazioni, la situazione certamente migliorerà. Ed è tutto anche per oggi. L'oroscopo del 18 ottobre termina qui. A domani per nuovi consigli e soprattutto una nuova data. Allora, ci siamo in diretta, non sono solo in questa mattinata, perché è arrivata una Miss, mia cara Miss. Gli applausi sono pronti, perché non devono assolutamente mancare gli applausi per accogliere Sofia Tumminia. Buongiorno, la nuova Miss Città di Palermo 2016. Ecco, di abbasso poco si vede tutta la tua bellezza. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ma a che ora si sveglia una Miss la mattina? Dipende. Dipende. Ovviamente, avendo sempre 16 anni, io ho la scuola. 16 anni, vai a scuola. In che istituto vai, Sofia? Marco Polo, sarebbe turismo. Ma perché nella tua vita vuoi avere a che fare con l'ambiente turistico? Non so che cosa vorresti fare. Sì, mi piacciono molto le lingue, mi piace molto viaggiare, quindi spero che il mio futuro possa... Studentessa 17enne, quindi hai quasi 17. Sì, 24 dicembre. Sono andati avanti nel comunicato stampa. Con la passione per la danza e la TV, quindi il fatto tu stamattina di essere qua significa che ti piace comunque anche il nostro ambiente. Sì. Chissà se diventerai una conduttrice televisiva prima o poi. Passioni che le hanno permesso di aggiudicarsi, per le caratteristiche che c'ha Sofia, questa fascia che oggi ha messo di primo mattino, Miss Città di Palermo, eletta praticamente da poco, penso da un paio di settimane. Sì, esatto. Ecco,
Com'è nata la partecipazione, cioè la volontà di partecipare a un concorso comunque che non ha a che fare solo con la bellezza, ma poi un po' anche altro, perché ormai si deve parlare di ragazze intelligenti, che se no demonizziamo sempre questa cosa della Miss. A Miss è bella solamente, ma poi non sa parlare. Invece no, questa passione, chiamiamola così, è nata per gioco, perché io mi sono iscritta in un'agenzia un annetto fa circa, e ho fatto piccoli concorsi. Adesso mi è capitata comunque l'occasione di partecipare a questo concorso e mi sono impegnata tanto per raggiungere questo obiettivo, che è appunto ricevere questa fascia. Con questo concorso io sto facendo un corso di teatro e dizione, che appunto mi aiuta ad entrare nel mondo dello spettacolo, della TV, della moda con il piede giusto. Così più o meno, così è nata questa. E così no, non c'è stata l'amica che ti ha convinto, qualcuno che ti ha convinto, no. Quindi eri consapevole di tutto ciò. Miss Città di Palermo penso che eravate tante, perché poi ogni anno partecipano tante ragazze, sì, e anche ragazzi, perché noi questa mattina abbiamo dato precedenza alla Miss, che a me piace più la Miss, ma prima o poi chiameremo anche il Mister, che c'è un Mister che è anche un bel ragazzo, devo dire. Non si sbilancia, sì. È istituzionale, Sofia, insomma, capito? Però quando eravate tante ragazze, vuoi dire qualcosa alle ragazze che magari questa mattina chi ha buona volontà si sveglia presto, diciamo ti sta guardando? Cosa vuoi dire alle tue avversarie che poi hai battuto, insomma, in maniera così divertente? C'è da dire che erano tre tappe, in ogni tappa eravamo comunque molte, in tutto saremmo state tipo una novantina così. Posso dire che comunque sono state delle temute rivali, però significa che alla giuria... Allora, questo è il momento, ti ricordo, sì. Se la ride, Sofia, te la ridi, cioè rivedi il momento della premiazione, quei momenti lì, e te la ridi. E accanto a Sofia c'è lui che si chiama... Salvatore Guida, che è il nuovo mister, mister Città di Palermo. Io voglio salutare il patron, cioè colui che organizza anche ogni anno questo evento, esatto, perché è un amico personale. Saluto Cristian Carapezza, che crede in voi, e poi dietro le quinte è uno che vi carica, è uno che segue tutto. Sì. Insomma, qual è la parte più bella di questo concorso che ti è capitata durante queste tre tappe? Essendo comunque il primo concorso serio che faccio, l'ho presa in maniera più seria, quindi ero tesissima, non lo so, tipo a volte non sapevo che fare, cosa, non sapevo neanche stare. Ma secondo te perché hai vinto tu e non ha vinto un'altra? Te lo sei chiesta? Cioè, perché io e non la mia, diciamo, avversaria? Parliamo ovviamente di un concorso, quindi, però c'era sempre una competizione. Perché hanno scelto te? Io quando ho fatto, dopo la seconda tappa, Cristian appunto ci ha fatto fare un provino, sì, dove ci dovevamo esibire, sì, e io comunque mi sono esibita, eravamo pochissimi che ci eravamo esibite, io mi sono esibita anche là, infatti ho preso anche la fascia per lo spettacolo. Okay. Quindi... Un artista, quindi già esce fuori questa voglia di essere artista, insomma, e quindi ti sei esibita. Ricordiamo che tutto ciò si è svolto al Teatro Finocchiaro, esatto, era la sede, quindi nel centro storico di Palermo. Più di 90 concorrenti che si sono sfidati durante le varie tappe. Le altre tappe dove sono state? Sempre a Palermo? Sono stata a Palermo, sì. Una, sì. Quella di presentazione è stata in un locale, sì, insomma. E poi la seconda... Va bene, ma è di primo mattino, mica possiamo chiedere tanto. Volevo chiederti, la tua famiglia come ha preso questa tua decisione e anche il fatto di vincere questa fascia? Cioè, che dicono a casa? Vabbè, sono tutti orgogliosi, sì, contenti, perché comunque nessuno della mia famiglia si è mai sbilanciato più di tanto, nel senso che mia sorella è bravissima all'università, quindi io, non lo so, sono fuori dagli schemi più ma o meno. Ma non pensi che la fascia di Miss, chi c'è dietro le quinte? Marco, c'è qualche familiare dietro le quinte, vero? Se dice qualcosa, la ripeti a me, va bene? Comunico subito, eventualmente. Ecco, eventualmente, non lo so, si è arrabbiata. Chi è venuta? Chi ti ha accompagnato? Chi c'è lì? Mia madre. Ecco, saluto la signora, che ovviamente non inquadriamo, ma è seduta comodamente. Signora, sta andando
andato tutto bene? È soddisfatta? Sì, è molto soddisfatta. E dice che è soddisfatta. Vieni, che dice la mamma? Dai, non voglio fare la tele- non voglio fare la commozione di prima mattina, però che dice la mamma? Di te? No, è contenta? Sì, 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 eh? È felicissima. Quanto, sì. Quante volte ti dice? Studia Sofia. Sì, sì, tantissimo. Studia Sofia. Perché la domanda era, non pensi che ti possa distrarre un po' questa situazione, la fascia, l'essere miss, girare, le ospedate, insomma, lo spettacolo per ti possa distrarre un po' dalla situazione in studio? Questo può capitare, però... Incoraggiante, direi. No, però cioè, io mi impegno affinché tutte le cose abbiano il loro spazio. Ecco. E ovviamente non sembra, Sofia, che sia una diciassettenne, insomma, sembri più grande, perché sembri, insomma, più matura. E, quindi, voglio dire, è importante concentrarsi allo, nello studio. Sì, esatto. E l'amore? Sei troppo piccola. Sì, sì, facciamo di sì. Però immagino quanti ti facciano la corte, perché sei bella, sei intelligente, grazie. Insomma, quindi sicuramente ti fanno la corte. So che facendo zapping ieri hai seguito il Palermo, sbaglio? Sì, ti ho sì, visto, sì. Ti ho visto, cioè ti piace, segui il Palermo oppure di sport non te ne frega nulla? Allora, di sport in generale no, però del calcio lo seguo, ma non sono accanita. Non fai sport? Ho fatto danza per 7 anni. Danza per 7 anni, classica? Moderna e contemporanea anche. Hai capito, quindi mi balla la miss. Che bello, cosa piace mangiare la miss? Qual è la dieta? Perché tu hai un corpo straordinario, insomma. Grazie. La tua dieta giornaliera qual è? Allora, sì. Ti alzi la mattina, colazione, fiocchi d'avena, no? No, ho la fortuna di mangiare tantissimo e rimanere in linea. Sì. Quindi tipo mangio crepe con la Nutella. Crepe pasta, con la Nutella. Sì. Pasta tipo mai finire. Pasta quindi. Mai finire. Quindi, insomma, capisci Marco? Io mangio e mi viene fuori la pancetta. La miss mangia quello che vuole e non succede nulla. Vabbè, questa è la vita. C'è un sogno nel cassetto, Sofia? No, di preciso no. Ancora? Vorrei appunto fare conciliare... la mia voglia di viaggiare, la moda, lo spettacolo, la danza, quindi sto ancora pensando. Stai ancora pensando, va bene. Hai pensato anche di partecipare, che so, alle selezioni di Miss Italia? Non lo so, mi spaventa questa cosa, però... Perché ti spaventa? Non lo Hai so. Fatto già una Miss, cioè, partecipi a un'altra selezione. Questo è pure vero, però... Cioè, se capita l'occasione, penso come al solito di mettermi in gioco. Ma oggi tu stai andando a scuola, andrai a scuola, sì, tra sì, poco. Sì. A che ora entri? Allora, entro alle 8. Ecco, cosa vuoi dire ai tuoi compagni, chi ti sta seguendo? Li vuoi salutare? Vuoi salutare la tua scuola, il tuo istituto? Salutali, perché tra poco noi ci salutiamo, perché arrivano le notizie e c'è un'altra donna che è Marianna Grillo, che saluto. Ciao Marianna, dietro le quinte, vuoi salutare... i tuoi compagni? Vabbè, sicuramente non mi staranno ascoltando perché già loro sono in classe, quindi tra poco li raggiungo. Benissimo. E allora io ti ringrazio. Intanto ricordo, salutando Cristian Carapezza, salutiamo anche Luca Lobosco, salutiamo Barbara Lipari e tutti quanti, perché è un cast, quello del concorso straordinario. Sì. Marco, ti sei già innamorato della Miss? Ovviamente. Ovviamente, bravo, però ovviamente hai anche paura perché c'è la madre seduta lì, quindi dipende da quello che dici, la madre si alza, capisci? Peccato che Danny sarebbe stato a suo agio oggi pure al posto tuo, capisci? Che ma infatti piangeva ieri quando piangeva ha saputo... che c'era la Miss, lo so, va bene. Allora, Sofia, io ti ringrazio per essere stata grazie con noi, insomma, ti auguro, ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie. Qualsiasi cosa tu faccia nella vita, falla bene, e mi raccomando, insomma, segui le istruzioni dei genitori, della mamma, che è molto importante, va bene? Grazie, di tutti grazie quanti. Mille. E allora, d'accordo, noi ci fermiamo qui con la Miss. Mia cara Miss, stai qua tranquilla, non te ne andare, perché adesso abbiamo l'informazione che arriva puntuale, come sempre, con il GR Med, l'edizione, la prima di questa mattinata, con Marianna Grillo, e quindi tutte le notizie più importanti arrivano per voi tra pochissimo. GR Med, l'informazione di Radio Med.
Prima edizione del GR Med in apertura, Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni di carcere per l'uccisione del figlio Loris Stivale. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio. Per il GUP di Ragusa, Andrea Reale, il 29 novembre del 2014 sarebbe stata la Panarello a strangolare il figlio di 8 anni con delle fascette di plastica e occultarne il cadavere in un canalone di Santa Croce Camerina. Il giudice ha celebrato il processo con il rito abbreviato e escluso le due aggravanti di premeditazione di sevizie. Nella giornata in cui l'Europa festeggia, celebra la giornata europea contro la tratta, la Procura di Palermo ha disposto il fermo di due nigeriani di 29 e 24 anni residenti ad Agrigento per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone. Secondo l'accusa, insieme ad altri connazionali, reclutavano extracomunitarie sbarcate in Italia e ospiti dei centri di accoglienza, costringendole poi a prostituirsi. Le vittime venivano sottoposte a riti voodoo. Il procedimento nasce da un'indagine su una banda internazionale di trafficanti di esseri umani scoperta grazie anche alla denuncia di una vittima, una donna nigeriana sbarcata a Lampedusa. 4 condanne e 2 assoluzioni al processo per lo scandalo Ciapi, per la maxi truffa all'Unione Europea da 15 milioni di euro. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo hanno condannato a 5 anni e 8 mesi l'ex presidente dell'ente di formazione Francesco Riggio, 8 anni al manager Fausto Giacchetto, 4 anni alla sua segretaria Stefania Scaduto e 3 anni all'ex dirigente dell'Agenzia regionale per l'impiego Rino Leonigro. Assolti invece l'ex assessore regionale Luigi Gentile e la moglie di Giacchetto, Concetta Argento. A Trapani invece, perché la Polizia di Stato sta eseguendo 14 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione denominata in codice Coyote, che riguarda numerosi pregiudicati di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo. Tra i reati contestati, una serie di rapine a mano armata ai danni di istituto di credito e gioiellerie commesse nel Trapanese e ad Ascoli Piceno tra il gennaio e il febbraio del 2016. Sono in corso diverse perquisizioni. Parliamo adesso di ZTL, perché a Palermo è boom di richieste per i passi giornalieri, 3.000 quelli acquistati solo nella giornata di ieri. Per ottimizzare il servizio, intanto l'AMAT ha modificato i giorni e gli orari di apertura degli uffici nei quali sarà possibile ottenere informazioni e acquistare i permessi. Prima di entrare nella ZTL, lo ricordiamo, è necessario attivare il pass giornaliero scrivendo un SMS con il numero di targa e il codice. In alternativa si può scaricare l'app ZTL Palermo. Il pass non ha scadenze, può essere acquistato e utilizzato in qualunque momento. Interruzione idrica, rubinetti chiusi dalle 8 alle 20 di oggi in diversi quartieri della zona nord di Palermo. L'interruzione idrica, fa sapere l'AMAP, è dovuta alla realizzazione di alcuni lavori per la realizzazione della linea ferroviaria. A secco diverse abitazioni nella zona compresa lungo l'asse di Viale Lazio fino a Mondello. Adesso lo sport, perché il Palermo di De Zerbi crolla in casa e nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A incassa un sonoro 1-4 contro il Torino. Avvio di match entusiasmante con il rosanero subito avanti al sesto minuto con gol di Ciocef, il vantaggio che dura però poco. Al Barbera infatti è granata show. La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic rimonta già dal 20esimo. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento fra mezz'ora con la seconda edizione del GR Med. GR Med, l'informazione di Radio Med. Ancora in diretta, buongiorno, con la nostra trasmissione Mattino On Air su TRM13 ma anche su Radio Med, quindi siamo in radiovisione. È una giornata caratterizzata dalla presenza di molte donne, devo dire. Tutte le nostre ospiti di oggi sono donne, chissà perché. Chi abbiamo cominciato con la Miss, mia cara Miss, finiremo con una cantautrice, passando per una psicologa. La dottoressa che è con noi stamattina, Valeria Sorrentino, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Chissà perché oggi abbiamo dato spazio alle donne, che oggi è una giornata molto importante, perché parliamo anche del Bra Day 2016, sono degli eventi in tutta Italia, anche Palermo, con delle iniziative molto importanti, perché stamattina siamo qua per parlare soprattutto a voi donne che ci seguite la mattina, a voi casalinghe, a voi lavoratrici, a voi ragazze, perché è molto importante quello che sta per dire la dottoressa Sorrentino, perché vi spiega che cos'è il Bra Day, poi adesso mi aggrego io perché voglio metterci il carico. Prego dottoressa, Bra Day intanto.
Allora, il Bra Day è una manifestazione che nasce in America, si diffonde in tutto il mondo. Proprio domani è il vero Bra Day, la giornata sulla consapevolezza per la ricostruzione mammaria. È importante perché oggi disponiamo di nuove tecniche chirurgiche in grado di ricostruire la mammella nella stessa sessione operatoria. Per cui la donna affetta da cancro al seno non ha più un seno mutilato, una parte del proprio corpo deturpata, potrà nella stessa sessione operatoria tornare ad avere un seno il più possibile simile o uguale a quello di prima. È importante perché chiaramente è un organo femminile che racchiude non solo la femminità, maternità, sessualità e che ha una valenza importantissima sulla qualità di vita di una donna. Chiaramente la prevenzione è alla base di tutto. Oggi qui a Palermo disponiamo di chirurghi validissimi come il dottore Benedetto Di Trapani, chirurgo oncologo, il dottore Giuseppe Cuccia, chirurgo plastico. Insieme collaborano ormai da 10 anni, riescono a attuare un protocollo multidisciplinare integrato in cui la presa in carico della donna non è solo da parte del chirurgo o dei chirurghi, ma di un'equipe specializzata che interviene sia dalla diagnosi alla riabilitazione. Allora, intanto il Bra Day, appunto questa giornata internazionale, domani la giornata vera e propria, oggi già cominciano i primi eventi, soprattutto nella città di Palermo, che saranno un po' spalmati, c'è questo appuntamento importante, vi diciamo tra poco dove, anche domani ce ne saranno altri. Importante che si facciano, che tanti medici parlino, tanti addetti ai lavori parlino di questa situazione, perché il mood anche del Bra Day è quello che dice riscoprirsi belle dopo il tumore alla mammella. Sì. Cioè, è un ricominciare ancora meglio di prima, nel senso dire ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti, io ho sempre un corpo da donna. Esatto. Penso che sia questa l'idea. Sì, sì, assolutamente sì. Infatti proprio domani allo IEMEST dalle ore 17 alle ore 19 saremo... Michele Miraglia a Palermo. 20, sì. Lo IEMEST ricordiamo che è un istituto mediterraneo di ricerca e tecnologie. Dalle 17 alle 20 saremo lì insieme ai altri due relatori, all'onorevole Piccione, alle varie associazioni che in questo ci hanno veramente... aiutato a divulgare in maniera capillare queste informazioni. È una cosa importante, proprio domani pomeriggio sfileranno per noi 10 pazienti operate al seno che per un giorno diventeranno modelle. Ovviamente l'obiettivo, il messaggio è quello proprio di riscoprirsi belle nonostante il tumore, nonostante tutto il calvario, perché ricordiamo che comunque la diagnosi di cancro crea sempre uno shock a qualunque donna, a qualunque uomo, quando si parla di tumore, cioè veramente la propria vita viene messa a repentaglio. Dottoressa, è vero che oggi la medicina ha fatto passi avanti rispetto a molti anni fa? Oggi quando arriva una diagnosi di tumore, ovviamente poi c'è sempre da capire che livello, esatto, che livello viene scoperto il tumore, però rispetto al passato oggi la tecnica, le tecniche come dire, terapeutiche sono molto avanzate. Quindi se molti anni fa si poteva morire in percentuale in maniera maggiore rispetto a oggi, oggi la si affronta anche meglio, quindi anche l'approccio iniziale, perché è molto importante quando c'è la comunicazione che c'è il tumore, deve essere recepito nel modo migliore possibile. È normale e comprensibile che ci può essere un momento in cui uno è preso dallo sconforto e lì subentra secondo me la parte familiare, a dare il marito, sì, in questo caso a stare molto vicino alla moglie, però deve affrontarlo subito il problema, perché si può risolvere, si può guarire, si può ricominciare a vivere. Io ho toccato una serie di aspetti che lei come psicologa può, come dire, meglio dirci, eh? Sì, assolutamente. Allora, intanto l'approccio psico-oncologico non interessa solo il paziente ma anche il caregiver, quindi comunque tutta la famiglia, perché il tumore non è solo del paziente ma è di tutta la famiglia. Devo dire che grazie a queste nuove tecniche chirurgiche oggi la qualità di vita della donna operata al seno è veramente aumentata. Infatti i risvolti psicologici sono molto più positivi rispetto a delle tecniche tradizionali dove la donna veniva operata, quindi ho una
mastectomia, per cui mutilata del proprio seno o deturpata con una quadrantectomia, rimaneva praticamente tale. Per cui pensate, provate a immaginare cosa vuol dire per una donna non avere il proprio seno, una parte del proprio seno. A livello psicologico c'è stato infatti un'incidenza maggiore sia di depressione che di ansia sociale. Oggi, ripeto, un approccio multiintegrato, pluridisciplinare, che coinvolge vari professionisti, dà la possibilità alla donna che deve essere operata al seno intanto di affrontare al meglio questo cancro e poi di riscoprirsi, come abbiamo detto, più bella, proprio perché ci sono tanti professionisti a supporto di tutto questo. E chiaramente capite bene che così diminuisce la diagnosi di depressione, la diagnosi di ansia sociale. Ecco, questo è molto importante. Rubo l'ultimo secondo. No, puoi rubare tutto il tempo che vuoi, perché io sono stamattina, sto cercando, come spesso faccio, si ricerca sempre, per chi fa televisione, si ricerca sempre la notizia importante, si ricerca lo scoop, si ricerca la notizia quella che appeal, capisci, che cerca di tenere il telespettatore incollato alla televisione. Io mi auguro che questa mattina, perché poi sono puntata a cui tengo molto, quando decido di parlare di una giornata come il Brad Day e quindi di prevenzione e ricostruzione, quindi dopo il tumore al seno, penso che la gente debba sapere, debba stare lì, e non è che non abbiamo problemi e non seguiamo questo genere di argomenti, perché dobbiamo essere informati. Nella vita non si sa mai, però può capitare a tutti, può capitare a qualsiasi donna e può capitare anche a qualsiasi età, possiamo dire, anche perché bisogna fare prevenzione. Mi rivolgo non solo alle donne più anziane o comunque quelle un po' più avanti con l'età, ma la prevenzione bisogna farla anche prima. Assolutamente. Dottoressa, mi assolutamente corregga. In Sicilia abbiamo un'incidenza di 103 donne su 100.000 abitanti. È un'incidenza molto alta, che può diminuire assolutamente con la prevenzione. Infatti queste giornate, queste manifestazioni servono proprio per sensibilizzare tutta la popolazione alla prevenzione, ai controlli periodici che chiunque nell'ambito del mondo sanitario cerca di divulgare. Io voglio darvi anche un'altra informazione. In qualità di presidente dell'ASPIC, noi abbiamo, l'ASPIC è un'associazione che promuove il benessere psicologico per tutta la comunità, a sede a Palermo. Promuoviamo dei gruppi di mutuo aiuto gratuiti per le donne operate al seno, proprio perché per migliorare e promuovere il benessere psicologico della donna operata al seno siamo molto sensibili a questo e abbiamo deciso di istituire questi gruppi di mutuo aiuto. Un'altra importante informazione riguarda l'AIDOP, Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici. Chiaramente è un'associazione che si occupa di patologia al femminile. Per questo ha voluto occuparsi anche del cancro al seno, essendo ovviamente il seno un organo prettamente femminile, e devo dire ringrazio dal presidente al vicepresidente che hanno voluto accompagnarci in questo percorso di divulgazione. Non a caso l'AIDOP ha sede presso lo IEMEST, proprio perché l'obiettivo è quello di utilizzare le associazioni per divulgare la ricerca, perché molte volte succede che la ricerca non viene subito divulgata, soprattutto gli esiti della ricerca non vengono subito divulgati, e questo rallenta ovviamente l'informazione e spinge molto il turismo sanitario. Non abbiamo motivo di ricorrere a prestazioni sanitarie all'estero o al nord Italia, perché anche qui in Sicilia abbiamo delle realtà veramente molto importanti, molto professionali, e lo dimostra il fatto che questi due chirurghi, dottore Di Trapani e dottore Cuccia, già da 10 anni collaborano insieme affinché la donna possa uscire dalla sala operatoria con un seno e non più mutilata e non più deturpata. E questo è molto importante. Tra poco torneremo a parlare anche un po' del programma della giornata di oggi con la dottoressa. Prima però ci fermiamo, facciamo una piccola pausa come li abbiamo abituati con le nostre rubriche musicali, essendo anche in radio visione, abbiamo la possibilità di farvi ascoltare e vedere i videoclip della settimana. Marco, sai oggi che classifica c'è, essendo martedì? Ma che te lo chiedo a fare? Perché tanto non lo saprai mai. Assolutamente no, infatti.
non immaginavo, ha difficoltà Danny a ricordare, figurati tu. Allora lo scopriamo insieme a chi ha la voce di Valentina, che ci tiene compagnia ogni giorno, Valentina Cavara, con le classifiche. Quindi tra poco torniamo con la dottoressa e forse con qualche piccola sorpresa, con qualche collegamento, chissà, tra poco. Buongiorno, dopo le classifiche, insomma, ci siamo perché questa mattina volevamo collegarci con Licata dopo, insomma, queste ultime ore. Avete sicuramente visto quello che è successo attraverso anche trasmissioni televisive nazionali. Ieri conferenza stampa del sindaco di Licata, abbiamo raggiunto al telefono, lo ringrazio per la super disponibilità, per il pubblico di Mattino Nero in tutta la Sicilia su TRM13 e Radio Med. Sindaco, buongiorno. Angelo Cambiano, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, so che insomma non sono state ore facili per lei, perché c'era questa possibilità, l'aveva detto lei, che c'era la possibilità di dimettersi dall'incarico di sindaco di Licata, però c'è stato, come dire, ha cambiato idea perché penso che abbia capito che ci sia supporto nei suoi confronti. Anche noi stamattina, se mi posso permettere, la mia telefonata e partecipare a questo format è per mostrarle anche un po' la vicinanza. Quando un sindaco chiede aiuto, la comunità, lo Stato in primis, deve supportare. Sindaco, perché ha cambiato idea e quindi non si è dimesso più? Io la ringrazio dell'opportunità che mi dà. Io ho cambiato idea perché sono stato invitato, e spero che non accada quello che è accaduto 5 mesi or sono, dopo l'attentato incendiario intimidatorio ai danni della casa di famiglia. Sono stato esortato ad andare avanti, perché chi fa il proprio dovere deve essere tutelato. Adesso è accaduta la stessa cosa, con impegni precisi però, quindi spero che alle parole seguano i fatti. Io ho semplicemente fatto il mio dovere da sindaco, che ogni sindaco dovrebbe fare, cioè adempiere ad un ordine della Procura della Repubblica. Però mi hanno caricato sulle spalle un problema vecchio di 30 anni, io sono sindaco da poco più di 14 mesi, che riguarda quel tema così spinoso dell'abusivismo edilizio che la politica ha sempre scansato per ragioni di opportunità. Senta, sindaco, io è come mia abitudine non creare questa trasmissione, si parla, si spiegano le cose, io non sono abituato, come dire, ad accendere micce. Volevo chiederle solamente, ritornando anche a quello che è successo con il governatore Rosario Crocetta, perché abbiamo sentito questo famoso audio, avete chiarito, Crocetta, spieghiamolo al pubblico, anche aveva in una visita aveva esternato quello come è solito fare nel caso dell'abusivismo, voi avete chiarito in queste ore, il Rosario Crocetta so che forse si è scusato, è così? Sì, mi ha chiamato ieri mattina per scusarsi e per chiarire il suo pensiero, che per telefono, ripeto, non mi è stato tanto chiaro. Domani lo incontrerò a Palermo. Sostanzialmente, come ho detto in trasmissione in diretta su Rai 1, dopo tanti mesi che io richiedevo una presenza sua allicata, forte, per stare vicino alla comunità, dare risposte ai cittadini, perché un sindaco non fa altro che interpretare lo stato d'animo dei cittadini, che si sono sentiti quasi abbandonati, la quasi esclusione dal fatto per il Sud. Ieri sabato si è precipitato a Licata e ha dichiarato che il sindaco si deve decidere se le vuole fare le demolizioni, e mi pare che abbia scelto di farle le demolizioni. Certo. Se non voleva fare le demolizioni, dichiarava gli immobili di pubblica utilità. Lei comprende che quando ha dei cittadini interessati che stanno per perdere la loro casa, che lo Stato gli ha permesso di costruire, di cui per 30 anni nessuno, quello che accadeva nei territori, perché c'è una grande responsabilità, una grossa responsabilità, quando si sente dire da un governatore, da un presidente della regione, che è una scelta politica, quindi una scelta del sindaco, quella di demolire,
quasi armi le mani dei cittadini dicendogli prendetela con il sindaco. Purtroppo il governatore, distratto o perché non conosceva probabilmente l'argomento fino in fondo, non sa che all'interno dei 150 metri, dove esiste un vincolo di inedificabilità assoluta, l'immobile non può essere dichiarato di pubblico utilità, quindi non può essere dichiarato il prevalente interesse pubblico. È stato questo l'oggetto della discussione e l'oggetto per cui ha provocato una forte reazione da parte mia. E allora, vabbè, con questa quindi chiarimento che c'è stato tra lei che è il sindaco di Licata e sta vivendo. Ci sarà domani mattina di presenza. Domani mattina di presenza, quindi a Palermo? No. Domani mattina a Palermo. Va bene, lei ce lo sta dicendo in diretta, sindaco. Guardi, il miglior supporto nei suoi confronti comincia anche oggi, cioè continua domani, dopodomani e la prossima settimana, nel senso che va bene il clamore mediatico che si è sviluppato attorno a questa vicenda, ma il fatto di non abbandonarla, che nessuno l'abbandoni anche in futuro e nelle prossime settimane, perché poi quando c'è come dire, si spengono i riflettori, un sindaco che si è esposto come lei è più soggetto anche ad attacchi di diverso tipo. Noi speriamo di no, però soprattutto speriamo che non la lasci nessuno solo in futuro. Va bene? Ha pienamente ragione, perché è quello che è accaduto, perché purtroppo lo ribadisco il concetto, è un problema che riguarda tutta la Sicilia, quello è l'abusivismo edilizio, ma un sindaco che sta facendo semplicemente il proprio dovere, wow, è quasi dico un caso nazionale, perché sta facendo il proprio dovere. Quindi che la politica si assuma le proprie responsabilità e si riappropri del proprio ruolo, che è quello di affrontare le problematiche e cercare di dare soluzione e dare risposta ai cittadini. Questo è il mio pensiero. Grazie per la vostra disponibilità e per la vostra sensibilità. Ci risentiamo qualora insomma è necessario per un'altra chiacchierata. Grazie sindaco, buona giornata. Grazie. Angelo Cambiano, sindaco di Licata, abbiamo voluto questa mattina, prima dicevo, a me interessa anche rendervi partecipe di alcuni eventi, tutti stanno parlando di quello che è successo tra il sindaco di Licata e il governatore Crocetta e la situazione di Licata, l'abusivismo, un argomento molto caldo, ne volevamo parlare, ce l'abbiamo fatta anche col sindaco questa mattina in collegamento telefonico. Siamo sempre con la dottoressa Valeria Sorrentino, buongiorno, perché dobbiamo riassumere un po' per tutti gli amici che si sono collegati adesso, che c'è il Bra Day 2016, sì, a Palermo, c'è una grande organizzazione con questo evento per parlare di prevenzione, di ricostruzione mammaria, esatto, quindi una sintesi di pochi minuti, poi con il resto che magari ancora non abbiamo detto. Sì, allora domani Bra Day in tutto il mondo, anche noi a Palermo grazie all'AIDOP saremo allo IEMEST dalle 17 alle ore 20, saremo tre relatori, dottore Benedetto Di Trapani, chirurgo oncologo, dottore Giuseppe Cuccia, chirurgo plastico, ci sarò io che parlerò dei risvolti psicologici della donna operata al seno. Devo dire a proposito di questo che i risvolti sono positivi laddove ci sono realtà sanitarie come quella dei colleghi chirurghi che utilizzano un approccio multidisciplinare integrato, dove vari professionisti, quindi dal chirurgo all'oncologo allo psicologo a chi fa riabilitazione, prende in carico la paziente dalla diagnosi al post operatorio. Saremo allo IEMEST in via Michele Miraglia 20, ci saranno altre associazioni oltre l'AIDOP e l'ASPIC che vorranno portare un loro contributo rispetto a quella che è la prevenzione del cancro al seno, e poi ci sarà un evento molto importante, avremo 10 nostre pazienti operate al seno che finalmente sfileranno il messaggio è: possiamo continuare ad essere delle belle donne nonostante il tumore al seno. Possiamo avere la nostra femminilità, riacquisire la nostra femminilità, e quindi il messaggio non è faccio la modella perché voglio utilizzare il mio corpo, semplicemente mi sono riappropriata del mio corpo e oggi sono libera di poterlo manifestare a tutti. Ricordiamo anche che tutto ciò si affronta anche insieme in famiglia, insieme col marito, insieme con anche i propri amici, perché dico sempre che parlare, confrontarsi, esorcizzare il problema
è la prima terapia, quella importante. D'urto, chiamiamola terapia d'urto. Perché se ti nascondi, se non parli, ti chiudi in te stessa perché è arrivato questo problema, ahimè, non fai altro, e qua c'è la psicologa che aumentare anche... Si peggiora la prognosi, Vincenzo. Sì, e quindi sì, anche le stesse terapie mediche non hanno gli stessi effetti. Per cui è importante il sostegno psicologico, l'accoglienza della malattia, non solo per la paziente, ma per tutto il nucleo familiare, anche per il caregiver, che è la persona che si occupa principalmente della donna affetta da cancro al seno in questo caso. E comunque il caregiver è sempre quella figura di riferimento, può essere il marito, la madre, il padre, di qualunque paziente affetto da tumore. Mi fa piacere che davanti a te in questo momento c'è Mariana, che tra poco vedremo, Marta, dietro adesso sono tutte donne. Sì. Ed è una cosa molto bella, perché ci deve essere questa grande sensibilità nei confronti della donna, soprattutto in questo Bra Day 2016 e poi tutto l'anno grande sensibilità. Non so se ho dimenticato qualcosa, c'era anche, volevo salutare gli amici Maria Grazia, perché ho salutato Maria Grazia, te lo dico, no, saluto la casa di cura e Torina, saluto l'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologie, l'Ospedale di Buccheria, la Ferla, Fate Bene ai Fratelli, e poi saluto tutte le strutture pubbliche e private che ogni giorno operano proprio in questo settore della ricostruzione mammaria e della prevenzione. Prevenzione che si fa non a 60 anni, ma facciamola prima. Sì, assolutamente, anche dai 18 anni. Bisogna comunque rivolgersi sempre a un medico specializzato, fare un'ecografia al seno ogni anno, anche ogni due anni, se si è giovani, dai 18 insomma ai 25-30 anni, e poi man mano passa il tempo, chiaramente utilizzare la prevenzione anche ogni sei mesi. Chiaramente ricordiamoci sempre che una buona prevenzione riduce l'incidenza di donne affette da cancro al seno. Bene, poi alle volte questo tabù della visita, perché c'è questa vergogna, ma no, ma fatevi visitare, andate dal medico, vi fate un controllo, così avete un po' il quadro della situazione e basta. Beh, esistono anche medici donne. Assolutamente, io non volevo entrare in questa fattore discriminante medico uomo, medico donna, perché mi sembra è discriminante veramente... il momento in cui abbiamo delle donne che ancora oggi non vanno neanche dal ginecologo, perché altro argomento. Sì, altro tabù, infatti questo è un altro argomento, lasciamo stare, perché poi aumentano anche altre incidenze su altri tipi di tumore. Comunque importante è, vi invito tutti domani pomeriggio in via Michele Miraglia 20 a Palermo allo IEMEST, venite numerosi, venite donne, perché si parlerà di prevenzione e soprattutto di nuove tecniche chirurgiche che chiaramente servono a migliorare la qualità di vita della donna affetta da cancro al seno. Adesso la dottoressa Sorrentino, Valeria Sorrentino, deve scappare. Sì. C'è la parte quella privata che non sveliamo mai, però la dottoressa Sorrentino è una mamma, una neomamma. Da tre mesi, quindi la devo lasciare andare, perché a casa c'è chi aspetta lei. Sì, vi lascio immagine, è bellissima questa immagine. Arrivo. Allora, noi ci rivedremo sicuramente durante il corso di questa stagione, da qui a giugno, ma avremo modo magari di affrontare anche altri argomenti, perché senz'altro, il supporto della sua figura, insomma, io sono convinto che la figura dello psicologo sia fondamentale in molti aspetti, e molti non l'hanno capito, che anche in strutture ospedaliere lo psicologo dovrebbe essere assolutamente presente reparto, Vincenzo, dopo reparto, perché bravissimo, si affronta meglio la malattia, ma chi ci capisce, bravo. Allora, noi ringraziamo te, cara grazie, Valeria, e naturalmente diamo la linea a Mariana Grillo per le ultime notizie del GR Med. Marco è pronto, alza il volume, ci siamo, sentiamole le notizie e guardiamole le notizie più importanti dell'ultima mezz'ora. GR Med, l'informazione di Radio Med. Nuovo buongiorno dalla redazione del TG Med. Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni di carcere per l'uccisione del figlio Loris Stival. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio per il GUP di Ragusa. La donna potrebbe però tornare in tribunale stavolta per difendersi dall'accusa di calunnia per aver incolpato dell'omicidio il suocero Andrea Stival.
La procura di Palermo ha disposto il fermo di due nigeriani di 29 e 24 anni residenti ad Agrigento per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone. Secondo l'accusa, insieme ad altri connazionali, reclutavano extracomunitarie sbarcate in Italia e ospiti dei centri di accoglienza, costringendole poi a prostituirsi. Le vittime venivano sottoposte a riti voodoo. La polizia di Trapani sta eseguendo 14 misure cautelari nell'ambito di un'operazione che riguarda numerosi pregiudicati di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Palermo. Tra i reati contestati, una serie di rapine a mano armata commesse nel 2016 fra il trapanese e Ascoli Piceno. Quattro condanne e due assoluzioni al processo Ciapi per la maxi truffa all'Unione Europea da 15 milioni di euro. I giudici della quinta sezione penale e del Tribunale di Palermo hanno condannato a 5 anni e 8 mesi l'ex presidente dell'ente di formazione Francesco Riggio, 8 anni al manager Fausto Giacchetto, 4 anni alla sua segretaria Stefania Scaduto e 3 anni all'ex dirigente dell'Agenzia regionale per l'impiego Rino Lonigro. Assolti invece l'ex assessore regionale Luigi Gentile e la moglie di Giacchetto, Concetta Argento. La sentenza di condanna in primo grado per Francesco Riggio, avvocato e deputato del gruppo misto all'ARS, dovrebbe far scattare la sospensione per quanto previsto dalla legge Severino. Al suo posto Pino Apprendi. ZTL a Palermo è boom per i pass giornalieri, 3.000 quelli acquistati soltanto nella giornata di ieri. Intanto, a poco più di una settimana dall'inizio del provvedimento, il comune di Palermo starebbe pensando a una serie di iniziative per rilanciare l'economia delle attività commerciali di via Roma. Festival, street food, feste di piazza e concessione gratuita di suolo pubblico, tutto questo per limitare le proteste dei commercianti e delle associazioni di categoria. La Confesercenti continua a chiedere la sospensione della ZTL. Rubinetti chiusi dalle 8 alle 20 di oggi in diversi quartieri a nord di Palermo. L'interruzione idrica, fa sapere l'AMAP, è dovuta alla realizzazione di alcuni lavori per la realizzazione della linea ferroviaria. A secco diverse abitazioni nella zona compresa lungo l'asse di Viale Lazio fino a Mondello. Il Palermo di De Zerbi crolla in casa nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A, in cassa un sonoro 1-4 contro il Torino. In Serie B il Trapani in extremis raggiunge la Ternana e al provinciale pareggia 2-2 al 92esimo con un calcio di rigore. Uno sguardo anche alla Lega Pro, perché è costata cara a Salvatore Marra la sconfitta rimediata dal Messina contro il Monopoli. Il club peloritano ha deciso di esonerare l'allenatore dopo i 5 stop nelle ultime 6 gare. Al posto di Marra, Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno e della Nazionale. In chiusura una notizia curiosa sulla storia dell'arte che ci riporta alla notte fra il 17 e il 18 ottobre del 1969, quando proprio a Palermo, all'oratorio di San Lorenzo, viene trafugata la Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, un olio su tela realizzato da Caravaggio. La Natività, il cui valore di mercato si aggirerebbe oggi intorno ai 20 milioni di dollari, inserita nella lista dei 10 capolavori più ricercati dalle polizie di tutto il mondo. Questa era l'ultima notizia, la linea A. Vincenzo Canzone a Mattino Net. GR Med, l'informazione di Radio Med. Eccoci l'ultima parte di Mattino Nair in diretta. Salutiamo ovviamente chi ci sta ascoltando in radio, e quindi quando dico radio saluto Marco che sta curando la regia. Ciao Marco, ancora buona giornata, una parolina una volta ogni tanto, in un'ora e mezza magari tre paroline, una ogni segmento ci può stare. Ciao Vincenzo, ciao nuovamente. Vincenzo, ma io come devo fare? Mamma mia, come devo fare? Va bene. E allora siamo pronti con le donne che continuano ad arrivare nel nostro studio. In questo caso c'è Sara Romano, buongiorno. Buongiorno, salve. Bentornata. Grazie, è sempre un piacere. È sempre un piacere, soprattutto quando ci sono artisti siciliani, perché noi con questa trasmissione cercheremo sempre di spingere, di appoggiare e supportare gli artisti siciliani. Che ti stai guardando? No, in realtà mi stavo guardando io me. Ah, là. Ti stavi guardando? Perché questo è un video che abbiamo, ecco qua, che è continuato. Dove sei in questo momento? Sono a Crotone, anche 5 chili fa sto vedendo che ero anche a Crotone. Stai, peccato. Benissimo, no? Sì, infatti mi devo tagliare di nuovo i capelli, assolutamente. No, stai veramente molto bene, questo insomma insieme ad altri artisti che conosco, molto bravi, insomma, c'ho tanti amici, eh? Sì, vabbè, quando si sta insieme si fa la musica più bella. La musica più bella la trovate anche in Ciricò.
Chirico è l'album che esce adesso, lo vuoi sentire? Ah, ma me lo fai sentire così d'amblè, allora togli la base perché tanto non ci serve. Allora da Chirico sentiamo subito, album uscito praticamente qualche settimana fa. Ora, è proprio fresco. L'11, guarda. Sì, adesso, sì. Ore fa. Sì, ore fa. Ieri, stanotte, insomma, comunque è l'album nuovo di Sara Romano, quindi... dopo tanti viaggi in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, diverse sperimentazioni abbiamo già conosciute in una puntata lo scorso anno in cui, insomma, tra l'altro ci ha fatto vedere e sentire quello che sa fare Sara Romano, e ritorna stamattina con Chirico. Sentiamo qualcosa di nuovo, chissà cosa mi fa sentire, chissà. Ma io ti vorrei fare sentire Chirico. E allora sentiamo. E allora musica con Sara Romano, live. Come il vento a faccia ognora, salutare non tira, bella signora che non dormi mai. E l'omini ti si arrasca la nasca, come li fraschi alla campia. Campani riglicine, ufico fanali, quando sulla rusta e a baianca a ballù. Surdo lo zorbo aspetta e cresci, e sotto carruba che me nulla finisci, acquari terra pila rosa marina, scacciano i pedri e cantano si mina. Gerso nico cagliocca ni manna, sutta li gracci spica la vanna, sarva savia che chiama la ruta, citruna e nanti chiari giniscia muta. Tutti sti cosi io vivo a vorico, calo tempo e picca, io c'hai un ritu per contare le sciure a zammaria un torno no. Lassannomi cari ripisciati di Chirico. Di Chirico. L'applauso, penso, grazie, che ci sia il applauso del pubblico che si sta alzando in piedi per fare che grazie. Stand ovation. E allora Chirico, io mi piace, sembrava una lingua straniera, invece no. Assolutamente sì. È quella strada lì, della frazione di... No, non è una strada, è una contrada. Una contrada di Carlentini. Di Carlentini, io me la ricordo questo aneddoto mesi fa, e adesso risentendola... Non ti sfugge niente. Non mi sfugge assolutamente nulla, diciamolo, l'LP della cantautrice, il primo LP, non pronunciavo questa parola non so da quanto tempo, perché ormai... Ma io ci tengo, perché è proprio un long plane, tra l'altro nella vecchia tradizione, perché sono 8 brani, niente di troppo lungo né di troppo corto, sta proprio lì, il tempo di girare il disco. Prodotto artisticamente da Marco Corrao. Sì, devo dire, lui è stato una mano d'aiuto incredibile, perché il suo gusto musicale si è proprio sposato col mio, anche se lui ha diciamo una dimensione molto più roots della mia. Più roots. Però ha dato assolutamente un colore. Sì, assolutamente. Sembra una parolaccia. No, roots. No, nel senso oddio. È molto più radicale nello spirito del blues, dell'old time, quelle sonorità lì molto, molto rudi, molto belle, che si è sposato molto bene con, diciamo, la delicatezza che io tento di portare avanti nel mio discorso musicale, creando un prodotto nuovo che è assolutamente convincente, non perché è mio, però è vero, cioè è assolutamente convincente e mi piace molto.
Le tracce, la tracklist, visto che lei dice roots, io dico tracklist, sono I Geni Recessivi, Ciricò, Mi Casa, Nella Margherita, La Suerte Politica, registrata live in studio, La Ballata delle Parole Complesse, Il Complesso, La Parte Migliore. Tra poco, per dare energia alla mattinata, quale altra traccia mi puoi accennare? La Parte Migliore. La Parte Migliore. Tutto questo però tra poco, live a Mattino Nair in radiovisione. Subito però andiamo a controllare cosa c'è in prima e seconda serata su TRM Canale 13. Allegato subito poi un altro videoclip, perché la musica, quella durante la giornata, non manca mai. Tra poco. Eccoci qua, dopo gli After Hours, gente tranquilla anche loro, gli After Hours, un altro videoclip in questa mattinata su TRM 13 e Radio Med. Sono in compagnia di una musicista, di una cantante, interprete, cantautrice, donna meravigliosa, fantastica, folle direi, Sara Romano, buongiorno. Grazie, buongiorno a te. Che è in piena promozione perché è uscito il suo album dal titolo Ciricò, e questo album attesissimo che la porterà poi in giro anche in una tournée che si svilupperà nei prossimi mesi, penso in tutto il territorio nazionale, quindi è bello quando una siciliana... Pensi bene? Sì. Penso bene. Quindi la porterà in giro a far conoscere. Mi piacerebbe che gli altri delle altre regioni possano sentire le canzoni nostre siciliane, una canzone come Ciricò, e cercare di capire che la nostra lingua è una lingua bellissima, Sara. Assolutamente. A onor del vero non è che io sia esattamente, come dire, attentissima alle regole del siciliano, ho tentato di rimaneggiarlo in un linguaggio più mio. Però che con Ciricò mi sembra di capire che ma ti sai serve. Che Ciricò piace tantissimo a tante persone, non dico oltre Sicilia, intendo, è veramente un pezzo che ha successo e piace. Allora, prima di non salutarci, abbiamo ancora qualche altro minuto, poi arriverà il GRM dell'ultima edizione, io direi di estrapolare da Ciricò un'altra traccia, magari, sai, per essere un po' più pimpanti in questa mattinata. Non che Ciricò non lo fosse, però è un po' più piena di nostalgia, un po' piena di un tipo di armonia. Sì, è proprio che paesaggistica. Diciamo. Invece adesso ha deciso Sara di farmi sentire cosa? Ma scegli tu tra La Parte Migliore e La Ballata delle Parole Complesse. Ho capito. Scegli tu, dai. Puoi fare anche un medley, cioè nel senso... Oddio, è difficile, cioè, è abbastanza difficile questo. E allora ti lascio libera scelta, perché ti senti alle 9:15 fai tu. Ecco, quindi... Ce l'ho, La Ballata delle Parole Complesse. Va bene, vada. Quale faccia, quale viso, incastro annoiata nel mio sorriso, seguendo una dieta precisa, quella incisa nel mio conto sulla visa. Mi permetto di giudicare, anni di terapia me lo possono far fare. Vispa sulla mia nuova Vespa rossa, la vista tra la gente che passa. Considero alquanto inconsistente la storia di oggi con un cancro per amante. Se mordo la foglia allargando la via, passate tutti dietro che la strada è solo mia. E scusami se ti faccio bene, scusami se ti faccio male. Spostati che ho preso un abbaio con te, che sei stato il mio unico sbaglio. E scusami se ti faccio bene, scusami se ti faccio male. Allontana le dita, tu che mi hai soffocato la vita. Capitano mio, capitano, adesso il vizio è diventato sano, stranamente complesso e ricercato. Solo urlare sordi adesso è un reato.
L'equilibrio e creatività latente impressiona di più, l'intelligenza latitante. Fammi guardare sul dizionario del mio torto plenipotenziario, e cambia l'umore, cambia la luna, risale i vestiti, la nebbia e la schiuma. Te lo dicevo che non ho più 20 anni, adesso mi annoio a stare nei tuoi panni. E scusami se ti faccio bene, scusami se ti faccio male, spostati che ho preso un abbaio con te, che sei stato il mio ultimo sbaglio. E scusami se ti faccio bene, scusami se ti faccio male, allontana le dita, tu che mi hai soffocato la vita. Ma che bravo, eh! Qualche volta mi chiami che ti faccio il coro. Duetti, duetti. Duetto. Dall'album Ciricò di Sara Romano, questa era un'altra traccia che, insomma... Dal titolo lungo, ma ci piace l'album. Se io stamattina o chi è a casa dice io lo voglio acquistare, perché insomma come faccio, dove lo trovo, lo posso scaricare pagando? Certo, sì, sui store digitali maggiori, da Amazon, iTunes, insomma lo si trova, Spotify stesso. Presto sarà anche fisico, quindi io invito tutti alla presentazione. E chi li fa più gli album fisici? Quasi nessuno. Io. Siete ancora, devo dire, rimanete ancora legati al supporto fisico, nonostante oggi il mercato, anche proprio del disco. Guarda, paradossalmente si compra poco nei negozi, ma ai concerti ancora la gente ha voglia di portarsi a casa un pezzo dell'artista, e quindi lo fa, ma si vendono praticamente solo nei concerti. Sai che mi ricordavi un po', io non so se tu ascolti Gualazzi, Rafael Gualazzi, però... In realtà ho sentito un brano soltanto, però è un artista bravissimo, quindi io ringrazio assolutamente. No, è veramente, tra l'altro avevo sentito proprio in questi giorni una canzone, ecco, ce l'abbiamo dietro le spalle, perché... Mondello, sì. L'hai sentita? No, l'ho letto poco fa, però mi hanno raccontato che nell'ultimo disco c'è un brano che parla proprio di Mondello. Bravo, Mondello Beach, che sentiremo sicuramente prossimamente. Questo è Rafael Gualazzi, che è un artista che cercheremo di raggiungere anche telefonicamente, perché è veramente straordinario. Lo sentiremo, anche vedremo appena uscirà anche il videoclip ufficiale di questo Mondello Beach. Torna in studio? No, era semplicemente perché mi ricordi molto un po' Rafael. Non so, lui suona il piano. Lui suona il pianoforte, bravissimo. Tu suoni la chitarra. Nel futuro di Sara, cosa c'è? Domandone. Cosa pensi di fare già? Cioè, in futuro? Guarda, in realtà io già. Come dire, l'iter adesso, dalla nascita di un disco dopo, è abbastanza uguale per tutti, nel senso che adesso c'è la promozione, la tournée, in giro le interviste, insomma, più si diffonde questo disco meglio è, e presto arriveranno le recensioni per capire anche come la stampa, insomma, lo sai, sei del mestiere, lo sai benissimo. Se tu non cantassi... Qual è l'altra attività che vorresti fare, insomma, che avresti fatto se non eri cantante, se non eri una cantante? Sara Romano in questo momento dove la trovavo? Ma in questo momento, nel senso, devo essere pratica rispetto al momento storico oppure la mia aspirazione? Non mi devi però rispondere con un'altra domanda. Dico semplicemente, se non avessi fatto la cantante, quale altro lavoro avresti fatto? Avrei fatto la scrittrice, probabilmente. La scrittrice, sempre roba, diciamo, delicata, diciamo un po' particolare. Ma diciamo che il mio mezzo di lavoro è la testa, quindi quello che la testa mette in pratica... Allora, io non ti conosco, vorrei capire se tu in questo momento sei serena, c'è qualcosa che ti turba. No, non mi turba niente, sono concentrata nel lavoro. Ma è vero che voi artisti aspettate... Presto, per carità, però... No, però è vero che voi artisti avete, come dire, dai momenti quelli negativi, dai momenti in cui uno magari è più turbato mentalmente, riuscite poi a scrivere meglio, a buttare fuori quella... Oppure... Guarda, l'attività creativa in realtà è molto diversa da artista ad artista, quindi...
come dire, c'è chi un testo lo elabora in anni, lo rimaneggia dopo aver dato una prima stesura di studio rispetto a un argomento che lo interessa, mentre ci sono altri che alla prima bozza buttano giù un testo e va giù. Mentre ci sono poi artisti come Fabrizio De André che dicevano, occhio, insomma, perché ti stavo chiedendo, fammi sì, un ritornello di De André che ti piace. Scegli tu, cioè tutti. No, ma scelgo io, ma io essendo in diretta mica ti posso chiedere qualcosa che magari poi non la fai, quindi un omaggio a De André. Perché... Un omaggio a De André, dai. Dai. Ombre de mure, mure de moine, d'unde le vechi da dove le cane, d'arcito de allue se mostrano, e ne tana puturu cutellagu. Gammunta l'asio che restò ti, udiavoli in sé chi se gaffatoni, e sciortina raumare se da io sera dria, ra funtana de cumi. Da de pria de andau e ue i andau e ue i e i andai de andau e ue i andau e ue i e i andai. Benissimo, benissimo. Non c'è l'applauso perché il nostro... No, è un insertino vabbè, piccolo. Però l'applauso facciamo. De André ispira molti, continua a ispirare molti artisti e molti ragazzi che fanno... Il re dei cantautori in Italia, non ce ne sono altri e non ce ne potranno essere altri. Vero che c'è lui. Un po' la crisi degli autori italiani, cioè nel senso in Italia si sente, sono poche canzoni belle perché non c'è stato un cambio generazionale. Io non sono d'accordo su questo, ecco. Nel senso che secondo me non c'è una crisi di cantautori o di autori veramente validi, c'è una crisi di possibilità per quelle persone. Perché chiaramente il mercato non è più quello dei tempi di Fabrizio De André o di Ivano Fossati, è cambiato e quindi il pubblico, come dire, le case discografiche ricercano il consenso del pubblico non vagliando cose un po' più complesse perché, okay, parliamoci chiaro, cioè non fanno business. Benissimo, ecco, quindi... detto questo è un attacco diretto ai talent. No, ma neanche, cioè ognuno, quella è una scelta. Perché farai un talent. Ma io non posso farlo il talent perché io sono una cantautrice, sono anche un interprete, ma prevalentemente una cantautrice. I talent ricercano la bellezza della voce, la pulizia, quello che è il ben canto. Non sono d'accordo con te. No, sono d'accordo perché tu hai la bellezza della voce, sei una cantautrice, spesso qualche talent ricerca anche qualche cantautore, c'è un meccanismo diabolico che è quello dello spettacolo, entrarci è difficile. Ma questo non significa che tu non abbia le carte in regola per essere a X Factor piuttosto che in un altro... X Factor lo vedo molto, molto... molto fattore X. Ma io sono diciamo un artista da concerto, da pubblico, non sono fatta per la TV, neanche mi interessa. Cioè, benissimo. Detto questo, tra poco ci salutiamo, ma prima dobbiamo dare la linea, cara Sara, alle ultime notizie, perché c'è l'edizione del GR, l'ultima edizione, quindi stai con noi. Linea Marianna Grillo per l'edizione del GR Med. GR Med, l'informazione di Radio Med. Ben ritrovati. Veronica Panarello è stata condannata a 30 anni di carcere per l'uccisione del figlio Loris Stival. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio dopo 4 ore di camera di consiglio. Per il GUP di Ragusa la Panarello potrebbe tornare però in tribunale, stavolta per difendersi dall'accusa di calunnia per aver incolpato dell'omicidio il suocero Andrea Stival. Intanto il legale della Panarello, Francesco Villardita, ha annunciato che la difesa sarebbe già pronta per ricorrere in appello contro la sentenza di primo grado. La procura di Palermo ha disposto il fermo di 2 nigeriani di 29 e 24 anni residenti ad Agrigento per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone. Secondo l'accusa, insieme ad altri connazionali, reclutavano extracomunitarie sbarcate in Italia ospiti dei centri di accoglienza, costringendole poi a prostituirsi. Le vittime venivano sottoposte a riti voodoo. A denunciare tutto, una donna nigeriana sbarcata a Lampedusa e ospite di un centro di permanenza temporaneo.
con 4 condanne e 2 assoluzioni al processo Ciappi per la maxi truffa all'Unione Europea da 15 milioni di euro. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo hanno condannato a 5 anni e 8 mesi l'ex presidente dell'ente di formazione Francesco Riggio, 8 anni al manager invece della pubblicità Fausto Giacchetto. Rifiuti, maxi multa alla regione siciliana per la mancata bonifica di 11 ex discariche dismesse. Gli arretrati di 5 milioni di euro si aggiungono poi ai 2 milioni e mezzo ogni 6 mesi. A pagare il conto dovrebbero essere i comuni, ma la regione starebbe pensando a uno stanziamento da 6 milioni di euro nell'assestamento di bilancio, una sorta di anticipo che gli enti locali dovranno poi restituire entro 5 anni. ZTL a Palermo e boom di richieste per i pass giornalieri, 3.000 quelli acquistati solo nella giornata di ieri. Intanto, a poco più di una settimana dall'inizio del provvedimento, il Comune di Palermo starebbe pensando a una serie di iniziative per rilanciare l'economia delle attività commerciali di via Roma, off limits alle auto. Festival, street food, feste di piazza e concessione gratuita di suolo pubblico, tutto questo per limitare le proteste dei commercianti e delle associazioni di categoria come la Confesercenti, che continua a chiedere la sospensione della ZTL. Rubinetti chiusi dalle 8 alle 20 di oggi in diversi quartieri a nord di Palermo. L'interruzione idrica, fa sapere l'AMAP, è dovuta alla realizzazione di alcuni lavori per la realizzazione della linea ferroviaria. A secco diverse abitazioni nella zona, compresa lungo l'asse di Viale Lazio fino a Mondello. Lo sport, il Palermo di De Zerbi crolla in casa e nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A incassa un sonoro 1-4 contro il Torino. In Serie B invece il Trapani in extremis raggiunge la Ternana e al provinciale pareggia 2-2 al 92esimo con un calcio di rigore. Uno sguardo anche alla Lega Pro, perché è costata cara a Salvatore Marra la sconfitta rimediata dal Messina contro il Monopoli. Il club peloritano ha deciso di esonerare l'allenatore dopo i 5 stop nelle ultime 6 gare. Al posto di Marra dovrebbe subentrare Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno e della Nazionale. In conclusione il meteo, cielo inizialmente poco nuvoloso sull'intera regione, nel corso della giornata possibilità di piovaschi sporadici, in serata previsto qualche addensamento sulle zone costiere ma con scarsa possibilità di piogge, temperature in lieve calo nei valori massimi soprattutto nelle zone montuose, venti deboli, variabili, mari quasi calmi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, la linea torna a Vincenzo Canzone. GR Med, l'informazione di Radio Med. Mi rimane proprio il tempo di salutare la squadra di TRM, insomma Marco, Marta, i Nosfameli, quindi di Mattino Nero, e salutare Sara Romano. Grazie Sara per essere grazie stata a voi, grazie con a voi. Noi Ciricò è l'album nuovo, acquistatelo anche online e quindi noi ci rivedremo presto magari per annunciare qualche altra cosa, va bene? Grazie, fatemi sapere se vi è piaciuto soprattutto. Soprattutto domani mattina, qualora lo vogliate, alle 7.30 saremo qui in Radiovisione su TRM Radio Med. Buona giornata con le nostre trasmissioni, vi aspetto domani.